Bene eh, cari amici siamo qui in questa magnifica radura veramente selvaggia del nostro bosco del nostro bosco ecco sì. e, è piena di felci come vedete e però c'è qualche cosa di particolare che vi vogliamo mostrare e anche eh, diciamo spiegarvi un po' di questa, questa pianta Diciamo che chiamiamo anche è una delle piante di biancospino, no? di, di, diciamo della famiglia, della famiglia, dei, famiglia dei biancospini, sì. però ha delle caratteristiche particolari. Ha anche un nome particolare. Che possiamo chiedere al dottore Francesco qual è questo nome e che, uh, uh, che cosa può servire questo frutto? Allora, questo si chiama prugnolo selvatico. In italiano e poi ha vari nomi locali ad esempio nella nostra zona anche in abruzzo si chiama il trigno il trigno uh, a parma ad esempio in anche emilia, nel Molise. Eh, anche il nel trigno Molise. ecco in emilia lo chiamano il brignolin e, ed è famoso perché si può fare un ottimo liquore ah. è un liquore veramente buono e, si e può fare ha, anche qualche marmellata, forse. Marmellata, però insomma è, è, molto, è molto aspro e lega molto, ah, sì. quindi deve essere particolarmente maturo anche per poter fare il, il liquore. Sì. E, la sua particolarità è che è ricchissimo di elementi, dei quali ne parlerà poi Giuseppe. Eh, mentre il, una delle caratteristiche della pianta è che il legno, che qui vediamo molto esile perché sono dei rametti piccoli, è molto molto resistente e si presta molto bene per fare dei piccoli utensili in legno, ah, ecco. mestoli, manici eh, del martello, dei de utensili diciamo, di domestici. Campagna, domestici. Ah, per cui è, è molto versatile come pianta e sì. da noi è, è ubiquitaria, cioè sia in pianura che, che in, in nel montagna. bosco e in montagna. Sì, sì. Bene cari amici oggi siamo in un luogo veramente particolare che si chiama Calderoso, sarebbe una masseria Calderoso che poi vedremo per alcuni oggetti è di, di antica costruzione e che eh, diciamo, negli anni 40 o 40 o 50 così, è stato donato questa masseria, questa azienda è stata donata a Padre Pio perché eh, fosse di sostegno diciamo, anche per la produzione del, del latte, la produzione dell'olio e altre cose per casa sollievo della sofferenza. È una famiglia nobile di Napoli che era proprietaria di questa azienda e che l'ha donata a padre Pio. E noi siamo qui. Per farvi vedere un poco ecco, questo, questo luogo che è caratteristico e particolare e anche perché vi vogliamo mostrare ecco, un frutto che è qui, proprio davanti alla cappella, perché in questa azienda c'è anche la cappella dove ogni tanto, allora prima, quando c'erano i lavoratori che c'era la fattoria, tutte queste cose, veniva la domenica un frate del convento di San Giovanni a celebrare l'Eucarestia. Adesso in alcune occasioni viene celebrata l'Eucaristia e davanti a questa cappella, questa chiesetta, ci sono degli alberi di Giuggiole. Giugiole sono ecco, un frutto caratteristico particolare. Questi alberi hanno pure un po' di spine. È vero Giuseppe? Ecco, quindi e, e... purtroppo ecco, vedete che io sono un po' corto. E allora ho chiesto aiuto a Giuseppe per raccogliere questi, questi Un frutti. Un po' più lungo lui è, veramente eh, ben messo per il lavoro anche che fa. Giuseppe è qui dal 1996, 96. quindi immaginiamo che insomma sono un bel po' di anni che lui lavora in questa azienda, non soltanto qui ma anche a Posta la Via, no? Quindi, è perché poi l'azienda con le mucche e queste cose è stata trasferita a Posta la Via e allora. Eh, vogliamo raccogliere questi, questi frutti Giuseppe è stato qui tutto questo tempo e credo che ha fatto delle belle esperienze di lavoro non soltanto no? ma anche di, di amicizia anche con gli altri anche con le persone che sono stati responsabili di questa azienda e che eh, diciamo eh, sono collegate sempre hanno voluto sempre cercare il bene non soltanto della produzione ma anche della qualità. È vero Giuseppe, si cercava soprattutto di fare eh, de dei prodotti di buona qualità e qui diciamo che in questa azienda adesso è soprattutto ehm, eh, diciamo, si produce l'olio perché c'è un frantoio in questa in quest azienda. Noi verremo qui. A fare anche un servizio per quanto riguarda l'olio e adesso soprattutto vogliamo raccogliere questi frutti che sono le giuggiole. Non so se voi avete sentito qualche volta dire eh, vado in brodo di giuggiole. Ne avete sentito parlare, Giuseppe? Hai sentito qualche volta questa espressione? Io. Non l'hai sentita mai? Ecco, si dice così quando uno proprio è proprio contento, contento, contento. È un diciamo un'espressione che poi io ho letto qualche cosa che è un po falsa perché questi frutti questi frutti certamente non servono per fare il brodo no? quindi non si può fare il brodo con questi frutti e che cos'era era che c'era un'espressione ehm, di Ecco così che si diceva che eh, si era contenti soprattutto perché invece di questi frutti si parlava delle castagne, le castagne che vengono bollite con la buccia. E, e vengono eh, mangiate no e spesso quelle, queste castagne bollite con la, con la buccia si succhiano si succhiano e quindi eh, era uscito questo questo discorso del eh, di giuggiole e sugiole quindi c'è una, una cosa così e però è andato a finire che si dice questa espressione brodo di giuggiole, cari amici eh, come sempre giriamo un po' per le nostre campagne e qui eh, oggi ci siamo imbattuti in un cespuglio che comprende queste due bacche selvatiche, questi due frutti di bosco. Se vogliamo, anche se sono piuttosto eh, bacche un po' anche abbastanza dure adesso. E quindi, questo è eh, un cespuglio di rosa canina e questo è un cespuglio di biancospino. Vedete, eh, ci sono le bacche ecco, un po' più ovali per la rosa canina no? che ancora non possiamo raccogliere completamente, perché ci vogliono un po' le gelate per renderle un poco più eh, morbide. No? Sappiamo bene che i frutti di rosa canina sono pieni di benessere, fanno tanto, tanto tanto bene, poi ci spiegherà Giuseppe per tutte le caratteristiche loro. E poi ecco le bacche di Biancospino che sono un poco più rotonde, ma che sono ugualmente rosse, e questo, questo cespuglio di Biancospino è veramente carico delle sue bacche, ce ne sono tantissime. E queste anche ugualmente possono dare tanto beneficio e come eh, diciamo non soltanto per eh, le persone ma anche per gli animali, per gli uccelli. Ecco, questo è eh, il risultato di un percorso che noi abbiamo iniziato eh, a primavera, facendo, ehm, guardando un po' eh, i fiori di queste due. Di questi due cespugli, e adesso stiamo guardando ecco i frutti: i frutti che man mano maturano che diventano più rossi perché devono attirare di più l'attenzione, la, la curiosità, se vogliamo, degli animali degli uccelli. Ecco, questo è, è un po' anche in tantissime parti, in tantissimi. Ehm, eh, Diciamo siepi, in tante siepi del nostro territorio si trovano facilmente questi, queste due bacche selvatiche che sono appunto la rosa canina e il biancospino. Ecco, ne sentiremo di questo per quanto riguarda appunto le proprietà mediche. Noi raccogliamo soltanto qualche bacca, così le mettiamo già in questo cesto e poi, soprattutto, quando un po' più avanti nel tempo quando arrivano le gelate faremo una buona scorta soprattutto di rosa canina cari amici collegate con i frutti di bosco se vogliamo non quelli proprio Specialissimi che eh, si vendono anche nel, nei negozi, ma quelli che sono veramente eh, frutti delle siepi dei boschi. Vogliamo presentarvi una santa che è collegata diciamo, a quello che è l'ambiente agreste, più che eh, di coltivazione o di, eh, diciamo, di agricoltura e di vita eh, semplice e vita anche collegata pure alla pastorizia perché ecco vi vogliamo parlare di Santa Bernadetta Subiru. sappiamo bene, penso che tutti quanti abbiamo sentito parlare di questa santa a cui è apparsa la Madonna a Lourdes a Massabielle, vicino Lourdes nell'11 febbraio del 1858 e quattro anni dopo che Papa, il Papa aveva proclamato il dogma dell'Immacolata. Ecco la storia di questa Santa è nella semplicità più grande, soprattutto nella povertà grande. E anche qualche periodo della sua vita ha è dovuto andare a pascolare le pecore eh, da una sua madrina, e quindi diciamo collegato anche al pascolo delle pecore. Ma soprattutto credo che eh, Santa Bernadetta. Eh, prima di tutto perché ha parlato con lei, con la Madonna e a, a Bernadetta eh, Maria si è mostrata come l'immacolata congezione ha chiesto di pregare e eh, di fare penitenza per i peccatori e soprattutto di avere tanta fiducia nella bontà e nella misericordia del Signore e sappiamo bene che quel luogo dove... Ehm, eh, Maria è apparsa a Bernadetta, è diventato uno dei santuari più comuni e più frequentati del mondo, soprattutto dai malati, da chi vive nella sofferenza e da chi ha veramente fiducia in Dio e ci sono tanti miracoli che si sono realizzati a Lourdes. Bernadetta, Bernadetta noi la vogliamo guardare come quella fanciulla semplice e povera che... Ha vissuto anche questa esperienza mistica nella più grande semplicità, nella più grande umiltà. Lei diceva: eh, se all'ordine ci fosse stata una bambina, una ragazza più eh, povera, più semplice, più ignorante di me, la Madonna sarebbe apparsa a lei. Quindi si riteneva veramente piccola. E collegata a questi frutti, cioè noi abbiamo parlato del, delle bacche di biancospino, delle bacche della rosa canina, delle bacche del pruno selvatico. Credo che al di là di questa esperienza mistica, Benedetta ha dovuto affrontare la sofferenza perché era molto gracile di costituzione e soffriva molto di asma, di, altre di altri problemi di salute e probabilmente anche per la povertà che doveva vivere anche in famiglia, tante volte forse andando a raccogliere la legna nel bosco, nelle siepi, ha preso anche di questi frutti per nutrirsi e anche tanti di questi frutti gli saranno serviti per migliorare la sua salute perché allora c'erano pochissime medicine e quindi si curavano facilmente con questi rimedi delle erbe e anche dei frutti selvatici. Allora guardiamo a questi frutti, custodiamo anche le loro caratteristiche e anche il bene, beneficio che eh, possono darci e guardiamo a questa piccola santa che è veramente modello di umiltà, di semplicità, ma anche di tanta fiducia nella Vergine Santa. Lei poi, proprio perché tanti non credevano all'inizio che lei avesse visto la Madonna, ha dovuto affrontare con forza anche le obiezioni degli altri, ma lei ferma perché nel suo cuore c'era questo grande amore a Maria. E questi due amori penso che li dobbiamo accogliere anche noi nella nostra vita: l'amore a Maria, eh, attraverso di lei l'incontro con Gesù, e poi l'attenzione, l'assistenza, l'aiuto ai fratelli ammalati. E con questo portiamolo nel nostro cuore e guardiamo a questa piccola santa come sostegno e forza nelle nostre difficoltà, ma anche nella vita quotidiana. Pace e bene a tutti voi. Il pruno o prugnolo è una pianta molto rappresentata sul Gargano e effettivamente, come ha detto Francesco, e se ne conosce il suo utilizzo eh, con ecco, le persone abituate quindi, a frequentare la campagna, eh, più che altro per un, un utilizzo del, del legno, che è un legno molto resistente, per la, sua, la possibilità di innestare questa pianta con la susina, che effettivamente è un tipo di prugna anche la susina. Eh, per quanto riguarda le proprietà del frutto, come anche ricordava Francesco, non può essere assunto direttamente come una mora, come una fragola, perché è, è molto tannico, cioè se assunto in bocca dà una sensazione sgradevolissima. Però è un frutto molto ricco di flavonoide, molto, quindi è anche un ottimo antiossidante ed è ricco di vitamine. Eh, lo, e queste proprietà lo rendono adatto nel, nella cura dei raffreddori, in particolare delle affezioni delle prime vie aeree. Andando a raccogliere le castagne e andando in um, località calderoso a vedere appunto la produzione dell'olio d'oliva, ci siamo imbattuti negli alberi delle giuggiole. Personalmente era un albero che non conoscevo, benché relativamente diffuso in Italia. Ci siamo incuriositi e abbiamo scoperto che è un frutto eh, molto particolare, prima di tutto versatile, perché sia mangiato fresco che mangiato eh, essiccato mantiene molte delle sue proprietà e le sue proprietà sono legate fondamentalmente all'altissimo contenuto di vitamina C e eh, all'apporto di carboidrati di zuccheri. Per questo motivo non è proprio un frutto indicato per i diabetici. È un frutto che se essiccato per 100 grammi fornisce sino a 300 calorie quindi un apporto calorico notevole ed è da questo punto di vista anche molto pratico perché lo si può portare in tasca durante una lunga passeggiata e effettivamente mandarne giù assumerne qualcuno strada facendo per darsi un po di energia fra le altre proprietà delle giugge proprio in virtù di questo contenuto eh, in carboidrati, è quello di essere un emoliente, cioè favorire eh, un po' ecco, eh, l'attività intestinale. Infatti, nella medicina tradizionale viene considerato un, un, un frutto farmaco per la cura della stipsi. Ha attività antisettiche e antispastiche a livello intestinale e alcuni ritengono che sia un toccasana per il fegato. Padre Rinaldo, in quest'ultima eh, passeggiata che ha fatto attraverso il Gargano, si è imbattuto in dei cespugli dalle bacche rosse. Sono appunto i cespugli di rosa canina e di biancospino. Il biancospino, in particolare, è una pianta eh, che è sempre eh, stata considerata dalla medicina popolare come una pianta amica del cuore. Infatti, già dal Secolo Cristo viene riportato il suo uso come cardiotonico. La medicina popolare ha sempre considerato l'infuso di biancospino come un qualcosa di curativo ed effettivamente degli studi fatti. In Germania nel secolo scorso, nel 1940, e validati tuttora da altri studi, ehm, peraltro pubblicati su riviste mediche eh, internazionali, è stato appunto provato che il biancospino ha un'attività cardiotonica, cardioprotettiva, in quanto è vasodilatatore e in quanto riduce eh, la frequenza cardiaca sia come effetto sedativo sul sistema. Ehm, Nervoso si pensa come effetto diretto a livello cardiaco. Naturalmente tutte queste nozioni vanno prese con attenzione perché le patologie cardiache sono tantissime e, e ad ogni modo è sempre necessario consultare un medico. Eh, per trovare dei preparati a, a base di biancospino. Basta recarsi in un'erboristeria dove appunto sono presenti eh, dei concentrati sotto forma, che vanno assunti sotto forma di gocce o delle foglie essiccate o i fiori o le bacche essiccate da utilizzare come infusi. È novembre, e eh, come abbiamo visto dall'ultima passeggiata di Padre Rinaldo, attraverso i boschi oltre al biancospino abbiamo trovato delle altre splendide bacche rosse, sono quelle della rosa canina. Dopo aver visto i fiori bellissimi a primavera, in autunno questa pianta ci regala ancora eh, delle emozioni perché nella natura che pian piano perde i suoi colori spiccano queste bacche rosse. Queste bacche rosse hanno delle eh, proprietà notevoli, sono molto ricche di vitamina C, ma sappiamo anche che, specialmente eh, in, nel nord Italia o nella cultura balcanica, vengono utilizzate per eh, fare delle. Eh, marmellate mh, con un profumo molto, molto eh, delicato. È opportuno però che la, eh, queste bacche siano raccolte in questo periodo perché, in questo periodo, sono più morbide, possono essere aperte e quindi possono essere private dei semi e lavorate. Una curiosità: il miele rosato, che è un miele eh, dalle eh, pregiate proprietà eh, emollienti. Viene fatto proprio attraverso il miele e la, gli estratti di rosa canina. Viene utilizzato specialmente nelle screpolature del cavo orale, associando appunto le proprietà lenitive del miele e della rosa canina. E anche oggi siamo alla conclusione di questa puntata, ecco Francesco che cosa possiamo dire ai nostri amici per quello che riguarda un po' le bacche o se vogliamo i frutti di bosco, che abbiamo, frutti di, bosco cui, che abbiamo, di cui abbiamo sì. parlato, no? queste meraviglie, i colori adesso ma poi anche e soprattutto... I benefici che ne traiamo eh, da queste bacche. Certo. Eh, questa volta non concludiamo la puntata con la ricetta come al solito, ah, ecco. ma volevo far notare, proprio nello spirito della nostra trasmissione, come il creato, la natura, sia proprio un, un lussureggiare di, di, di piante, di, di bellezza, di, di frutti. frutti, eccetera. Considerando anche che abbiamo fatto vedere il prugnolo, la rosa canina, il biancospino. Che sembrano delle piante completamente diverse fra loro, invece fanno parte tutte della stessa famiglia: le rosacee. Adesso non si, si vede la differenza proprio macroscopica, mentre a maggio, quando saranno in fiore, aprile-maggio. Se riusciamo a fare vedere, si vedrà che i fiori sono molto simili perché appartengono tutti alla stessa famiglia, alla quale appartengono anche le more che abbiamo qui vicino: il ciliegio, il melo Quindi è una grande famiglia che, però, dà dei grandi frutti, anche. Che la, la natura, insomma, è, è molto generosa con noi. A nostra disposizione. E questo credo che l'insegnamento che possiamo trarre eh, da questa situazione, no? da queste, eh, questa realtà di queste piante, è che anche per noi, no? noi siamo un po' diversi, però siamo eh, allo stesso tempo della stessa uh -huh. famiglia, della stessa razza umana. E però ognuno di noi come... Queste, queste bacche, questi frutti di bosco, ha quella caratteristica particolare di eh, beneficio. Se siamo generosi, come sono generosi loro? È vero? Certo. Altrimenti, se ci chiudiamo, ecco, perdiamo quella, quella bontà. Eh, quella bontà che può essere di bene, portare il bene a tutti. E quindi, da questo insegnamento che ci viene ancora una volta dalla natura, e se vogliamo, se ci viene dalla natura, ci viene soprattutto dal Creatore, da chi ci ha donato questi, queste piante e questi frutti, e allora vogliamo ascoltare i consigli che il buon Dio ci dà di essere sempre generosi con gli altri, così lui sarà ancora più generoso sì, con sì. noi. Bene, a tutti quanti voi vi diciamo pace, pace e bene. bene.